signori, no? Allora, Gabriele Paolini, il decontestualizzatore, ci sono anche delle telecamere che riprendono, tra l'altro questa farmacia ha delle telecamere, ma se io entro in questa farmacia non è segnalata, in questa farmacia non è segnalata la presenza di telecamere. C'è un articolo che non ho, un codice che non ho inventato io, 196/2003, redatto da Stefano Rodotà, 1157 pagine, sulla privacy. In questa farmacia ci sono delle telecamere che riprendono le persone che entrano e non c'è un segnale che sottolinea questo. Stavo uscendo quando una cittadina italiana, con affanco suo marito, ha riconosciuto Paolini. Io non ho la coda di paglia, sono una persona però che ha un cuore, ha una sensibilità e Madonna Ucarman, e lo sputa a terra, a me Paolini non lo fanno. Quindi o arriva il 112 che ho chiamato, o il 113, perché se si fanno delle scuse civili, di fronte a una scusa, io accetto. Se no qui la cosa diventa pubblica. La cosa diventa pubblica. Perché a me, Gabriele Paolini, se una cosa del genere mi viene fatta da un padre, da una madre o da un amico, io querelo. Quindi o ci sono delle scuse immediate e io le scuse le accetto e me ne vado a casa, o qui i due signori verranno, anzi non i due signori, la signora verrà querelata, la cosa verrà resa pubblica da qui a un'ora, lo sapranno tutti. Quindi farmacia, diciamo dove siamo, via Nomentana 564, ci sono delle telecamere che hanno ripreso, tra l'altro ricordo ai proprietari di questa farmacia che stanno commettendo un reato, perché le telecamere non sono annunciate all'esterno, quindi c'è una legge che non ho scritto io, e quindi vediamo adesso come possiamo affrontare questa cosa. Allora, ho appena ricevuto un insulto gratuito e io gli insulti gratuiti ovviamente non sono abituato a...